È partita da Firenze nell'ultimo fine settimana Movida Sicura, la campagna di prevenzione anti-Covid lanciata dalla regione toscana nei luoghi della vita notturna delle principali località di ritrovo dei giovani, che questo venerdì arriverà anche in Versilia per tutti i prossimi weekend di estate fino a fine settembre. C'è stata anche molta diffidenza, ma comunque diversi giovani nel capoluogo toscano si sono messi in fila ai gazebo allestiti in piazza Santo Spirito, accanto ai mezzi mobili del volontariato sociale, Misericordie, ANPAS, Croce Rossa Italiana, infermieri volontari delle ASL, per effettuare volontariamente il test sierologico gratuito e avere le informazioni necessarie, non solo test ma anche gel e mascherine. I ragazzi che potranno avvicinarsi, che vorranno avvicinarsi al gazebo, verranno accolti dai nostri volontari, faranno il test assieme al nostro infermiere che tramite l'app di Regione Toscana a casa in salute rileveranno la positività o meno della persona. Nel caso in cui la persona dovesse risultare positiva al test, gli verranno date immediatamente le indicazioni da seguire, quelle che in tutti questi mesi abbiamo dovuto purtroppo seguire in caso di positività. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto ci sarà il debutto anche a Viareggio, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi, tre delle 9 località costiere scelte dalla regione. Dalle 22 alle 2 di notte i gazebo saranno aperti sulle passeggiate, i pontili, i luoghi nevralgici della Movida versiliese, fatta di turisti ma anche di tanti residenti. Era un po' una scommessa, non sapevamo se era una cosa che poteva funzionare, però credo che l'idea di portare i servizi dove la gente si trova, dove la gente si incontra, credo che sia al momento un'idea vincente per diffondere un messaggio positivo anche sulla prevenzione, perché qui non si fanno solo i test, ma vedete dal manifesto che si danno le tre regole: indossa la mascherina, lavati le mani e tieni la distanza.